Anche le mamme chiedono rispetto per Taranto. Allora, oggi qui le famiglie stanno facendo, diciamo, una coesione insieme agli imprenditori, insieme agli operai. Stiamo cercando di difendere le nostre famiglie, i nostri diritti, il nostro lavoro, perché non abbiamo futuro senza lavoro. Quindi cerchiamo di difendere l'ambiente soprattutto, perché noi viviamo in questa città, quindi con i nostri figli, e cercare di difendere il nostro lavoro, perché senza lavoro non c'è futuro. Corteo dell'indotto, siamo anche con i ragazzi che sono i figli degli imprenditori, degli operai, delle maestranze, delle ditte collegate con l'indotto. Allora. Sì, esatto, noi siamo qui come tutti gli operai, perché dietro ogni operaio che è qui oggi c'è una famiglia a casa che vuole sapere cosa deve fare del proprio futuro. Noi ragazzi anche, magari di un futuro, di intraprendere la strada dei nostri genitori, come dobbiamo fare? Noi vogliamo avere un futuro certo, sia per Taranto, per le nostre famiglie, perché noi è una situazione che viviamo ogni giorno con i nostri genitori. Non sappiamo se si lavorerà, se si andrà avanti, se un giorno potremo chiudere tutte cose e rimanere a casa. Noi vogliamo un futuro per noi ragazzi che siamo qui anche su questo territorio, e non dobbiamo andare tutti via, dobbiamo rimanere qui, però ci devono dare modo per rimanere qui. Quindi volete anche voi rispetto per Taranto, per i giovani? Certamente, soprattutto per i giovani, perché non devono andare via da questa città, devono rimanere qui a fianco alle proprie famiglie. Oggi sono qui io con mio padre stamattina a difendere appunto i nostri diritti, perché sono quelli del lavoro. Uno dei diritti più importanti è quello del lavoro, e noi siamo qui con i nostri genitori a difenderli, a essere sempre al loro fianco. Io di quando avrò 18 anni voglio avere la certezza che un giorno, magari andando a un'università, posso avere la certezza che ci sarà lavoro, un futuro per Taranto. Se, come dicono, che entro il 2040 saremo 90.000 abitanti, Taranto sta già morendo. Quando vai per strada, magari non il sabato sera in centro perché ci sono i ragazzi, tu vedi che è una città vuota, senza persone, magari qualche famiglia che va nei negozi per tornare a casa. Una città vuota, quindi sta piano piano diventando povera.